chi fa la domanda? Come va con le liste? Ma lei è ricandidato col PDL, no? È ricandidato, che cosa si dice? Ci saranno le liste, sì. È contento, ci sarà anche dell'utero, io hanno chiesto 7 anni per lui, per mafia. E vabbè, niente. Chi è che fa la domanda? C'è il freddo, la politica funziona meglio oppure si ingrippa? Allora, niente, diciamo una cosa. Questo è un momento di incontro e di confronto con le associazioni di area cattolica su una serie di temi che sono al centro del nostro programma, anche del nostro programma elettorale. La formazione delle liste, oggi è arrivata un'altra brutta notizia per voi, perché il PG ha chiesto 7 anni di carcere per Marcello Dell'Utri, farà parte della vostra squadra? Ma guardi, la formazione delle liste è fatto complicato, che prescinde anche dai dati più contingenti, e evidentemente esistono organi di partito e organi di garanzie. Il problema, quando le liste si conosceranno, è bene che qualsiasi scelta venga motivata. Le scelte spettano ai partiti, non le devono fare altri. Le liste non le può compilare la magistratura. Alfano lanciò le liste pulite, addirittura escluso gli indagati dalla corsa alle primarie. Ora candidate, condannati e imputati. Anche Cosentino. Come Cosentino, certo. Ripeto. Io non credo che essere indagato possa essere Dell'Utri un motivo, possa essere un motivo di esclusione. Non è il caso di Dell'Utri perché è condannato. Ripeto, quando si usciranno le scelte sulle liste verranno anche assunte, verranno anche date tutte le informazioni su quali sono stati i criteri e quali sono state le decisioni, soprattutto quando si tratta di persone in carne ed ossa. È bene avere ogni tipo di prudenza e parlare quando si conoscono i fatti. Il PG dice 30 anni di rapporti con la mafia per Dell'Utri. Il PG però, mi scusi, poi basta, se no facciamo un duetto. Comunque questa è l'ultima cosa, il PG non è il segretario del nostro partito. Grazie. Berlusconi ha parlato, con Berlusconi ha parlato, con Verdini per quanto riguarda la presenza.